Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 11, 29 settembre 1912, capitolo 37. Scrivo cose passate. Stavo pensando tra me: il Signore a chi ha parlato della passione, a chi del suo cuore, a chi della croce e tante altre cose? Io vorrei sapere chi è stata la più preferita da Gesù. Ed il mio amabile Gesù nel venire mi ha detto: Figlia mia, sai chi è stata preferita di più da me? L'anima a cui ho manifestato i prodigi, la potenza del mio santissimo volere. Tutte le altre cose sono parte di me. Invece la mia volontà è il centro e la vita, il reggitore di tutto. Sicché la mia volontà ha diretto la passione, ha dato vita al mio cuore, ha sublimato la croce. La mia volontà comprende tutto, afferra tutto e dà effetto a tutto. Sicché la mia volontà è più di tutto. Di conseguenza, a chi ho parlato del mio volere, essa è stata la preferita di tutti e sopra a tutto. Quanto dovresti ringraziarmi di averti ammessa ai segreti del mio volere. Molto più chi sta nella mia volontà è la mia passione. E il mio cuore è la mia croce ed è la mia stessa redenzione. Non ci sono cose dissimili tra me e lei. Perciò tutta nella mia volontà ti voglio se vuoi prendere parte a tutti i miei beni. Stavo un'altra volta pensando come sarebbe meglio offrire le nostre preghiere, azioni, per riparazioni, per adorazioni, eccetera. Ed il mio sempre benigno Gesù mi ha detto:
Figlia mia, chi sta nella mia volontà e fa le sue cose perché le voglio io, non è necessario che disponga le sue intenzioni. Stando nella mia volontà, come opera, prega, soffre, così io stesso le dispongo come più mi piace. Mi piace la riparazione e me la metto per riparazione. Mi piace per amore e la prendo come amore. Essendo io il padrone, ne faccio quello che voglio. Non così per chi non sta nella mia volontà. Dispongono loro e sto alla volontà loro. Un altro giorno, avendo letto dentro il libro di una santa che prima non aveva quasi bisogno di cibo e poi doveva nutrirsi spesso, ed era tanta la necessità che giungeva a piangere se nulla le davano, io ne sono rimasta impensierita pensando al mio stato, che prima prendevo pochissimo cibo ed ero costretta a rovesciarla, ed ora ne prendo di più e non rovescio, e dicevo tra me: Gesù benedetto, come va questo? Io per me la tengo che sia immortificazione, la mia cattiveria mi porta a queste miserie. E Gesù benedetto nel venire mi ha detto: figlia mia, vuoi sapere il perché? Eccomi a contattarti. Prima l'anima, per farla tutta mia, per vuotarla di tutto, il sensibile, metterle tutto il celeste, il divino, la distacco anche dalla necessità del cibo, in modo da non averne quasi bisogno. Sicché trovandosi in queste condizioni, tocca con mano che solo Gesù basta, nulla le è più necessario, e l'anima si eleva in alto, disprezza tutto, di più nulla si cura, la sua vita è celeste. Dopo di averla ben bene fondata per anni ed anni, non avendo io più timore che il sensibile le porterà l'ombra delle impressioni, perché dopo aver gustato il celeste è quasi impossibile che l'anima gusti le fecce, lo sterco, io la restituisco alla vita ordinaria, perché voglio che i miei figli prendano parte alle cose da me create per loro amore. Secondo la mia volontà, non secondo la loro. Ed è solo per amore di questi figli che sono costretta a nutrire gli altri. Non solo, ma è per me la più bella riparazione di tutti quelli che usano delle cose naturali non secondo la mia volontà, vedere questi figli celesti prendere le cose necessarie con sacrificio, con distacco e secondo la mia volontà. Come vuoi dire tu che per questo c'è cattiveria in te, ma nulla affatto? Che male c'è nel prendere un po' di feccia di più o di meno se l'anima vive nella mia volontà? Nulla, nulla. Nella mia volontà non ci può essere nulla di male, ma sempre bene, anche nelle cose più indifferenti. Capitolo 38, 14 ottobre 1912. Trovandomi nel mio solito stato, mi lamentavo con Gesù benedetto del mio povero stato e dicevo: che mi giova per il passato che mi hai fatto tante grazie, sei giunto fino a crocifiggermi se ora è tutto finito. E Gesù: figlia mia, che dici? Come nulla ti giova, tutto è finito? Falso, ti inganni, niente è finito, è tutto ti giova. Tu devi sapere che tutto ciò che faccio all'anima è suggellato col suggello dell'Eterno. E non c'è potenza che possa togliere all'anima l'operato della mia grazia. Sicché tutto ciò che ho fatto all'anima tua, tutto esiste e tengono vita in te, ti danno alimento continuo. Sicché se ti ho crocifisso, la crocifissione esiste, ed esiste quante volte che ti ho crocifisso. Io molte volte mi diletto di operare nelle anime, di mettere a deposito, e poi rinnovo di nuovo il mio operato senza togliere ciò che ho fatto prima. Quindi come puoi dire che nulla ti giova e tutto è finito? Ah, figlia mia, i tempi sono tanto tristi, che la mia giustizia giunge a rigettare le anime che prendono i fulmini su di loro e li impediscono ad essi di cadere nel mondo. Queste sono le più care vittime del mio cuore, ed il mondo mi costringe a tenerle quasi inoperose. Ma non è inoperosità la loro, perché stando nella mia volontà, mentre pare che fanno nulla, fanno tutto. Anzi, abbracciano l'immenso, l'eterno, che il mondo, per la sua cattiveria, non può goderne tutti gli effetti. Allora, sono stato un po' tentato di limitare la lettura soltanto al primo capitolo perché contiene delle indicazioni molto importanti. Insomma, poi ho visto che in questo secondo c'era soltanto, come dire, un aspetto connesso e un po' da corollare, quindi sono andato avanti. Allora, ci sono alcuni passaggi che con l'aiuto del Signore assai importanti dobbiamo cogliere, perché qui Gesù fa
delle spiegazioni entra in alcuni dettagli, in alcune finezze tipiche del vivere nella sua volontà. Attenzione a questo termine che diventa assolutamente ricorrente, no? Chi sta nella mia volontà è la mia passione, ha detto Gesù. Statti tutta nella mia volontà, tutta nella mia volontà ti voglio, non così per chi sta nella mia volontà, eccetera, no? E quindi bisogna tenere presente questo orizzonte e questa dimensione. È l'obiettivo di chi intraprende questo tipo di percorso. E qui, sottinteso, ci sono anche, neanche troppo sottinteso, le tappe di arrivo a questo percorso. Allora, numero uno, qui Gesù affronta, sollecitato da Luisa, diverse questioni. Primo, lei comincia a dire, ma c'è Santa Margherita Maria la Coque, d'accordo, che ha avuto la rivelazione sulla Santa Cro sul Sacro Cuore. C'è Santa Teresa Benedetta della Croce, che tanto sapeva della croce di Cristo. C'è Santa Veronica Giuliani, che speriamo che diventi dottoressa della Chiesa per la dottrina dell'espiazione, insomma, che parla tantissimo del valore della sofferenza di Gesù, eccetera, no? E sono, per esempio, una Santa Margherita, una Santa Veronica, davvero delle anime carissime a Gesù, ovviamente privilegiate. Eppure Gesù dice, attenzione, acqua, perché la più preferita da me, e questa non è stata solo una, perché di sponda, anche se indiretta, dobbiamo con un po' di timore e tremore dire che ci stiamo anche noi, è stata preferita da me l'anima a cui ho manifestato i prodigi, la potenza del mio santissimo volere. Gesù, come sempre, spiega: il mio cuore ha avuto vita dalla mia divina volontà, cioè il cuore di Gesù si è formato perché il Verbo ha voluto incarnarsi. Gesù è andato in croce perché lo ha voluto, non perché ce l'hanno portato a forza, perché se non avesse voluto, in croce non ce lo portavano manco con le catene, insomma, no? Quindi non ce l'ha proprio. Gesù lo dice prima della passione, dice: che fai? Dice a Pietro, dice, pensi che se io chiedessi 10 legioni di angeli non verrebbero subito tutti quanti? Chi ci fa niente contro 10 legioni di angeli? Un manipolo di scalmanati qua che vengono dal tempio. E lo ha anche dimostrato prima di farsi catturare, no? Il primo sono io, cadono tutti a terra. Quindi dietro a tutti i dettagli anche della vita di Gesù, la passione, la croce, il suo cuore, eccetera, eccetera, c'era la sua volontà, che comprende questi dettagli, ma va anche molto oltre questi dettagli. La mia volontà comprende tutto, afferra tutto e dà effetto a tutto. E apre degli orizzonti, perché essere devoti al Sacratissimo Cuore di Gesù è una cosa bellissima, no? I primi 9 venerdì del mese hanno la benedizione anche di Santa Madre Chiesa. È una cosa bellissima e santificantissima, con una potenza salvifica non indifferente, no? Ci sono stati anche casi in Italia, pensiamo al veggente Bruno Cornacchiola, a quel sant'uomo, insomma, che la Madonna stessa gli disse: guarda che ti sei stato tratto da quell'inferno di eresia e di schifezze dove ti trovai, perché hai obbedito a tua moglie che hai fatto per i 9 venerdì del mese, per esempio, no? Quindi attenzione. Però qui si va molto oltre. Ci può essere una persona che è devota del Sacro Cuore e poi però si ritrova, non lo so, strapiena di difetti, di miserie e di tante cose che attanagliano comunemente la nostra vita terrena, no? Quindi, ma nella divina volontà questo qui non c'è. Chi sta nella mia volontà è la mia passione, è il mio cuore, è la mia croce. E non ci sono cose dissimili tra me e lei. Quindi tutto quanto il nostro obiettivo ascetico consiste nello stare nella divina volontà. Ed è lì che devono anche convogliarsi tutti quanti i nostri necessari, perché questo non è una cosa automatica, sforzi ascetici. C'è un'altra cosa molto importante, le intenzioni di preghiera. Come indirizzo, che cosa faccio? Questa cosa per riparare il cuore di Gesù, questa cosa per adorare, questa cosa per la conversione di Tizio, Caio e Sempronio. Se uno riflette,
se uno opera nella divina volontà, attenzione, dice Gesù, e fa le sue cose perché le voglio io. Ricordiamo la meditazione di qualche giorno fa che era proprio fondamentale. Io non è che io faccio questa cosa, ma faccio questa cosa perché la vuole Gesù. Anzi, è Gesù che vuole fare questa cosa, quindi io la faccio. Questo è un esercizio dove dobbiamo continuare, ma questo vale anche per le cose, ripeto, più comuni, più piccole, più essenziali, come può essere andarsi a fare una passeggiata lecita, insomma, lavare i piatti, non lo so, apparecchiare la tavola, cucinare, insomma. Quindi, se fa le sue cose nella mia volontà, perché le voglio io, non serve che disponga di me. Ci pensa il nostro Signore. Ha bisogno in quel momento di una riparazione? Bene, applica quella cosa per una riparazione. Ha bisogno di ricevere una preghiera per la conversione di un peccatore? Così la prende. Per un'anima del purgatorio, perché la vuole portare fuori o perché la vuole sollevare? Così la prende. Quindi le intenzioni diventano, le nostre intenzioni diventano quelle di Gesù, o se uno vuole tanto la stessa cosa, della Madonna. E questo non significa che se uno abbia desiderio, insomma, di pregare per qualcuno, non lo faccia o non faccia un'opera di carità, no? Ma questo lo insegnava del resto già San Luigi Maria Monforte. Ecco che ritornano sempre alcuni punti di contatto, no? Nella vera devozione alla Madonna, dove si insegna che tutte le cose vanno fatte secondo le intenzioni di Maria. Si cede alla Madonna anche il valore di tutte le opere buone, presenti, passate e future, e le intenzioni con cui siano compiute. Quindi questo già era un principio noto, appunto perché proprio della consacrazione totus tuus. Quindi, sapendo che non c'è nulla di quello che si opera nella divina volontà che non sia da Gesù messo a perfetto profitto e nella migliore modalità possibile, cioè. Quando San Luigi spiega che noi rinunciamo alle nostre intenzioni, perché? Perché tu non sai, e se tu ci pensi, che ne sai quale intenzione ha messo? Io voglio pregare per la conversione di Tizio. Ma tu non sai se Tizio si convertirà oppure no. Quindi non sai se quella intenzione per la conversione di Tizio sarà efficace. Ma Dio lo sa, capito? Perché conosce l'esito delle nostre libere scelte senza condizionarle. Quindi, anziché pregare per la conversione di Tizio, se tu lasci fare a Gesù, Dio applicherà quella cosa per la conversione di Caio, perché sa che Caio per quella cosa si convertirà subito. Non è non esercitare la carità, ma esercitarla. Quindi, quando uno ha un'intenzione, ce la può mettere, quindi può dire al Signore: guarda, mi ha chiesto di pregare Tizio, che è Sempronio, però ha sempre tutto nella tua volontà. Quindi, non avere l'esercizio della volontà neanche in queste cose. Gesù specifica, non così, per chi non sta nella mia volontà, dispongono loro, io sto alla volontà loro. Perché se tu applichi la certa, come dire, preghiera per l'intenzione X, anche se Gesù sa che quell'intenzione X non andrà a buon fine, lui rispetta la tua libertà e la applica per l'intenzione X. Tu ne avrai il merito, ma quella cosa non è stata efficace al 100%. E anche in quello, attenzione a comprendere questi meccanismi, c'è stato un atto di esercizio della tua personale volontà. Che è sempre, per chi vive in questo mondo, per chi desidera vivere in questo mondo, ovviamente, perché questo, cioè, l'esercizio della nostra libertà è un diritto nativo, potremmo dire assoluto, che il nostro Signore proprio non viola per nessun motivo. Quindi la rinuncia adesso è un atto assolutamente a sua volta volontario e libero, d'accordo? Nessuno è obbligato a farlo, eh. Quindi questa è una via di cielo che si percorre appunto nella più sovrana libertà, cioè. Uno rinuncia ad esercitare la propria volontà per amore di Gesù e perché sa quanto questa è cosa migliore da fare. Ecco, non avverte questa cosa come una sorta di cappa, di limitazione o di schiavitù o cose del genere, no? Ancora più importante è l'ultimo punto per certi aspetti. E questo fa anche comprendere, e io questo l'ho sempre cercato di far conoscere anche attraverso le catechesi e le meditazioni, ecco, la gradualità non soltanto che c'è nel cammino nella divina volontà, ma anche per cominciare a viverci. Ecco, non per nulla queste meditazioni,
è l'undicesimo voluto, volume presieduto dai primi dieci, e Gesù, e qui lui si sta facendo riferimento a esperienze vissute nei primi volumi. Dice, ma con me, che ce lo ricorderemo chi ha fatto queste meditazioni, che anticamente prendevo il cibo, questa è una cosa che lui sa solo dirsi anni, e vomitava, d'accordo? Aveva questa forma di sofferenza, di mortificazione. Prendeva il cibo poco e vomitava tutto. Alle volte si preoccupavano, questa che c'ha, che non c'ha, le visite, le cose. Dice, ma come muore adesso? Mangio pure abbastanza e non vomito. Dice, magari, ma pure piace mangiarmi un piatto di spaghetti ogni tanto. Dice, ai ai ai, dice, qui è un disastro. Vuol dire che sono diventato una mangiona, una golosona e sono immortificata. La mia cattiveria mi porta a queste miserie. E Gesù qui dà una lezione veramente straordinaria. E fa capire, questo è anche un altro principio antichissimo, ecco, dell'ascetica, che è questo, cioè la prima cosa che il Signore deve fare in noi è un'opera di distruzione, tra virgolette, d'accordo? Distruzione ovviamente per la costruzione. È lo stesso principio che vige nel mistero pasquale. Uno non può stare sempre a parlare di Cristo risorto se non contempla Cristo sofferente e morto. Cioè, la risurrezione viene dopo la passione e la morte. Allora, che cosa succede? Noi esseri umani, noi sappiamo dalla vita della Divina Volontà, per esempio, mangiare non è una cosa di per sé cattiva, assolutamente. Cioè, le papille gustative ce le ha create il nostro Signore. La varietà dei sapori sono dei ti ami, dei tanti ti amo di Dio, per arricchire di tante belle cose belle, piaceri, chiamiamoli anche così, la vita dei suoi figli. Cioè, la composizione chimica delle varie sostanze che determinano i sapori, ma chi l'ha operata in natura? L'opera del Signore. Qual è però il nostro problema? Per cui c'è uno, che non ne sappiamo fare un uso ordinato. Cioè che noi, è questo dà luogo al vizio capitale, per esempio, della gola. Cioè uno mangia troppo. Mangia solo le cose che gli attletano tanto il gusto, diventa obeso, diventa questo, diventa quell'altro, e quindi quella cosa che sarebbe positiva, tu non usandola bene la trasformi in veleno. Questo è tutto il problema del peccato dell'uomo, del peccato originale. È solo questo, noi trasformiamo in veleno le cose che di per sé sarebbero state date dal Signore per il nostro bene. Allora, che cosa deve fare il nostro Signore? Azzera, te le toglie. Quindi, non te faccio mangiare. Cioè, mangi poco e vomiti, ti deve venire il disgusto per questa cosa, perché quando tu sarai bella disgustata, quindi sei distaccato da questa cosa, se ti mangi un piatto di spaghetti alle vongole, Gesù, ti amo con la tua, ti riprendo il tuo ti amo da questo buon piatto, lo ricambio per me e per tutti, ma se te lo mangi una volta l'anno e in quantità moderata, però non te lo mangi, non è tutto il giorno a pensare ai spaghetti alle vongole, ah, che bello, cioè, adesso sto facendo veramente degli esempi molto grossolani e comuni, no? Però per far comprendere, questo vale in tutte le cose. Il distacco dagli affetti, non è che, guardiamo Abramo, no? Quante volte si parla negli scritti del distacco affettivo da tutto e da tutti. Questo vale per tutti, non soltanto per i preti e per le suore. Cosa ha fatto fare già nell'Antico Testamento Yahweh ad Abramo? Dice, prendi tuo figlio e porta, cioè, ma ti pare che Dio crede un sacrificio, che chiede un sacrificio umano? Ma l'ha fatto entrare in questo assurdo? Perché nel cuore di Abramo deve starci prima Dio e poi mio figlio. E questo non a chiacchiere, te lo dimostro. Ti faccio fare la prova. D'accordo? Perché tu devi vivere il rapporto con tuo figlio. Questa è una cosa profonda. E questo vale per tutti e vale pure oggi, eh. Tu devi avere rapporto con tuo figlio come se non fosse tuo, perché tuo figlio non è tuo, non è tua proprietà. Ti è stato affidato da nostro Signore, quella è un'anima creata da Dio. Tu non lo puoi trattare come tua proprietà, non puoi proiettarci tutti quanti i tuoi desideri sopra e farne un tuo clone perché deve essere fatto tutto quello che dici tu, come lo vuoi tu e quando lo vuoi tu. Certo che lo devi educare, che lo devi far crescere, ma l'educazione è un porsi al servizio di quell'anima, che è un unicum creato da Dio, e che deve essere trattata come tale, d'accordo? Per dire, no? Ecco, quindi cosa fa? Prima toglie, poi quando noi abbiamo un rapporto distaccato con le cose, te le ridà, perché a quel punto non ci sta più nessun pericolo. Cioè, tu, sì, e qual è il pericolo? Il pericolo è che per il
E l'uso disordinato delle cose di questo mondo ci fa male e ci toglie il contatto con Dio. Ci toglie la possibilità di gustare le cose più belle, che sono quelle celesti. Vedete che grosso problema. Quando uno invece è distaccato, Dio glielo restituisce, perché fermo restando l'amicizia con Dio e i godimenti celesti che vengono sempre prima nell'anima della persona, poi posso anche ogni tanto prendere le cose belle che il Signore mi dà, ma senza che questo creino attaccamenti, schiavitù, legami, lacci, vincoli, vizi, eccetera, eccetera. E questo, se non passiamo per questa cosa, non ci entriamo nella divina volontà. Solo dopo vale quello che Gesù dice: nella mia volontà non ci può essere nulla di male, ma sempre bene, anche nelle cose più indifferenti. Allora veramente, se mangi nella divina volontà in questo senso, non solo perché dici viene divina volontà nel mio mangiare, che è comunque importante, ma ci deve essere stato, oltre a questo atto attuale, questo processo di purificazione. Perché se tu mangi disordinatamente, ha voglia di viene divina volontà nel mio mangiare, capito? Ecco, quindi ci deve essere stato questo previo processo di purificazione. E poi tutto diventa santo e divino. E non ci può essere mai il male, ma sempre bene, anche nelle cose più indifferenti. Perché nulla tu fai se non nella volontà di Dio, perché è volontà di Dio, e senza che questo determini alcun tipo di legame, attaccamento e controindicazione nella tua anima. Altra cosa fondamentale, l'ultimo capitoletto, che il nostro Signore sottopone alla nostra attenzione. Aveva paura Luisa che tutto fosse finito, come dice lei. Ah, non mi crocifiggi più. E adesso che è successo? Ecco, allora, anzitutto Gesù spiega, no? Questo l'aveva già spiegato tante volte, ricorderemo nelle meditazioni dei primi volumi. Quando non crocifiggeva Luisa, che era un'anima vittima, era perché non poteva, pur nella sua misericordia, risparmiare alcuni, tra virgolette, mettiamoci sempre tra virgolette, castighi, perché erano necessari per il bene dei suoi figli. Cioè, come un papà, no? Quando se può risparmiare uno sculaccione al figlio, glielo risparmia. Ma in alcune circostanze capisce che se non glielo dà, non è possibile. E per cui con grande dolore gli dà quello sculaccione, perché lo deve correggere. Questo è, diciamo, il contesto. Però poi le dice anche un'altra cosa, quindi se ti preoccupare, quindi non è, quindi il tuo ruolo è sempre lo stesso, ma in alcuni momenti io mi devi lasciar fare, dato che hai detto che sei nella mia volontà, quello che dico io, non dovevo fare quello che dici tu. Ma c'è un'altra cosa anche, niente è finito, cioè tutto quello che la grazia ha operato in noi, tutto il bene che c'è stato nella nostra vita, essendo un atto attribuibile alla divina volontà, non può cessare di essere, né può cessare di spiegare i suoi effetti positivi. Attenzione, questo è un punto fondamentale. Allora, niente è finito e tutto ti gioia. Tu devi sapere che tutto ciò che faccio nell'anima, attenzione, è suggellato col suggello dell'Eterno, e non c'è potenza che possa togliere all'anima l'operato della mia grazia. Guardate che leggendo bene queste cose deve un attimo resettarsi anche nella nostra mente il nostro rapporto col cosiddetto passato, perché il passato è passato nel senso che non c'è più e che è annichilito. Gesù qui non sta dicendo questo. Può essere annichilita un'operazione della grazia, un'opera della divina volontà? Assolutamente no. Tutto ciò che ho fatto nell'anima tua, attenzione, sono parole sue, tutto esiste, tiene vita in te e ti dà alimento continuo. Questa è una bellissima notizia questa qui, Sicché se ti ho crocifisso, la crocifissione esiste ed esiste quante volte ti ho crocifisso. Tutto quello che di buono ha fatto Gesù, qui dice, è stato messo a deposito, quindi non è estinto, non è che non c'è più. È tutto presente e dispiegante i propri effetti positivi in noi, anche se è successo, secondo la nostra coscienza di questo mondo, che è legata all'istante attuale, del tempo fa.
Questa è una cosa che dà grandissima gioia, speranza e consolazione interiore. Come puoi dire che nulla ti giova e tutto è finito? Non esiste una cosa di questo genere. Ecco. E la cosa fondamentale è lasciare che il Signore si comporti con noi a seconda dei tempi che stiamo vivendo, sia a livello personale sia a livello extrapersonale. L'importante è stare sempre nella so adesso, a un periodo in cui il Signore ti vuole crocifisso, te ne stai bello che crocifisso. Si moltiplicano le prove, te le prendi. È un periodo di grazia e di consolazione e di luci, te le prendi. Perché la cosa fondamentale è stare nella Sua volontà. Non è importante, dice, ma qui ci stanno un sacco di peccatori, dovrei fare 4.000 penitenze al giorno. Il nostro Signore in questo momento non te le fa fare, d'accordo? Non ti mette, non le fai, ma sarebbero necessarie, le farà qualcun altro, le farà, d'accordo? Non c'è problema. Cioè, la nostra attenzione, così torniamo da dove siamo partiti, è di fare in modo di rimanere ancorati nella divina volontà, come si manifesta per noi negli istanti presenti che stiamo vivendo, sapendo che tutto il bene che ha operato in noi nel passato è attualmente efficace ed operante come mezzo di santificazione in atto, d'accordo? È quello che verrà nel futuro, lo lasciamo nelle mani di Dio perché non ci appartiene. È fondamentale questo qui, cioè, perché molte volte gli uomini su questo cominciano a rimpiangere il passato, dicono ah, quante cose belle non stanno più, e a temere il futuro, oppure a fare i sogni per il futuro, volendo che alcune cose che si aspettano per il futuro siano già attuali, no, non lo sono. E così non vivono mai bene l'istante presente, che è quello in cui incontriamo la divina volontà e possiamo e dobbiamo santificarci. Ti chiediamo, Santa Vergine Maria, anzitutto, ecco, di farci sempre più coscienti, ecco, del dono inestimabile, un dono di predilezione che per grazia di Dio abbiamo avuto nel cominciare a conoscere, non nel conoscere, insomma, il mistero della potenza e della santità del suo volere. E aiutaci sempre più e sempre meglio ad abbandonarci adesso, senza né preoccuparci di noi stessi e di quello che ci accade, e nemmeno preoccuparci di come indirizzare, come abbiamo meditato, le nostre intenzioni. Ecco, ma comprendendo che la polarizzazione della nostra attenzione deve essere sempre concentrata e ad indirizzare che tutti i nostri sforzi e attenzioni ci portino a stare sempre più dentro con la potenza di questa vita, nell'istante presente. Tutto il resto viene dopo, nella migliore delle ipotesi, ecco. Non c'è proprio più, ovviamente in senso spirituale, non in senso reale, nella migliore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.